Bentornati Tribuna Sport, terza parte, ci siamo deliziati vedendo la danza della nostra Sara Curto, ballerina da 13 anni, praticamente quasi professionista possiamo dirlo, in una scuola molto professionale tra l'altro, perché quella è una scuola molto professionale. Dottoressa. Bene, e anche dottoressa come avete sentito. Vi faccio vedere dei titoli, tra poco vi do una notizia, già ve l'avevo annunciato, preannunciato, adesso vi do la notizia, è arrivato il personaggio che tra poco vi presenteremo, sarà una cosa storica, epica, tra poco capirete perché. Intanto vediamo questi titoli. Allora, oggi Brio e Causio si esprimono sul Lecce Benevento, definendola la partita della svolta. Sottolineano l'importanza della sfida in programma domenica al Vigorito. Guardate qui, la partita della svolta, vedete Brio e Causio, tra l'altro Causio è stato qui per fare un incontro con i giovani proprio in questi giorni. Osservazione perfetta. Dice, osservazione perfetta, attenzione, Melara ex manda un sms, vogliamo allungare, il capitano del Benevento ha un passato nelle Lecce, naturalmente ricordo amaro, dice non giocavo quasi mai, alla fine me ne sono andato e vogliamo allungare. Ha detto Vittorio Renna che se dovesse allungare sarebbero guai per il Lecce, per la classifica che diventerebbe difficile contro il Regno dei Borboni. Andiamo avanti, altro titolo, adesso la domanda è questa, Lecce in campo col Tridente e Miccoli? Probabilmente. Allora, siccome abbiamo sentito dalla collega caporedattrice di 8 Channel, la televisione del Benevento, perché l'editore è il presidente del Benevento, la caporedattrice ci ha detto che ci sono dei dubbi che Brini dovrà risolvere fino a domenica e che ancora non è delineabile la formazione. Per quanto riguarda il Lecce invece sembra che sia più delineabile. Ludovico Malorgio in Lecce giocherà col Tridente e con Miccoli in campo o no? Ma io almeno per le esperienze vissute credo poco a una formazione con Miccoli e Moscardelli insieme dal primo minuto. Invece potrebbe accadere durante la partita, però dal primo minuto proprio uno schieramento a tre davanti, il 4-3-3 con Moscardelli e Miccoli non lo vedo. Non lo vedi? Con Dumbia a destra? Con Dumbia, insomma il lavoro della Rocca è il lavoro sporco, poi chi lo fa? E allora, mentre durante la partita, ripeto, potrebbe accadere. Tu pensi che Miccoli sia utilizzato durante la partita? Credo di sì. Allora Vittorio Renna, traccio questa ipotesi. Traccio questa formazione a centrocampo, allora la difesa che rimane quella delle scorse partite. A centrocampo dovremmo avere. Non va messa sotto accusa sotto nessun motivo. Ecco, a centrocampo dovremmo avere Lepore, Papini e Sacilotto. In attacco Dumbia a destra, al centro uno tra Moscardelli e Della Rocca e a sinistra Miccoli. Sei d'accordo oppure no? Sì, sono d'accordo. Beh, Dumbia io lo metterei a sinistra, non a destra. E Miccoli a destra? Ma Miccoli non ha un ruolo ben definito. Miccoli gli si deve dare la maglia e si deve dire vai in campo e gioca. Sa lui dove deve giocare Miccoli. Non si può ingabbiare in un ruolo ben definito, perché sì. Miccoli è fantasioso, Miccoli sa quello che deve fare, sa come tenere la palla, sa a chi darla, sa conquistarsi le punizioni, se entra in area di rigore può anche avere il rigore. Ecco, Miccoli bisogna lasciarlo libero, bisogna farlo giocare, se sta bene, ripeto 100 volte se sta bene, se non sta bene ha ragione Lerda a non farlo giocare, sì. Ma se sta bene Miccoli è indispensabile. Sì. Ernesto Luciani, la formazione? Sono più d'accordo con Ludovico, vedo l'intervento di Miccoli non dal primo momento, ma casomai a partita iniziata, se dovesse essercene bisogno. Io poi sono sempre dell'avviso che ci dovrebbe essere un interscambio tra Moscardelli e Miccoli, uno dei due in campo, perché Della Rocca, a mio avviso, nel gioco che vuole far fare poi Lerda è insostituibile, perché come fa a salire la squadra lui non riesce a farla salire nessuno. Dumbia non si può rinunziare a un contropiedista di quel genere, quindi il dubbio sta solo tra Moscardelli e Miccoli. Tra l'altro il fattore età gioca proprio a favore di questo doppio scambio tra di loro. Sentiamo se l'avvocato Valletta prevede le stesse cose che sì, prevede. Io prevedo anch'io un tridente, io prevedo un tridente con Dumbia a sinistra, Carrozza a destra e al centro uno tra Moscardelli e Miccoli. Io
non vedo Della Rocca, ve lo devo dire, io con questa storia del gioco sporco un poco io non ci credo tanto in questo gioco sporco, cioè per me, io sono uno di quelli tradizionali, per me il centravanti deve segnare. Ma noi non, cioè, io alla storia del gioco sporco non ho mai creduto, ma noi io non abbiamo, ma abbiamo degli attaccanti, guardate, io è diverso il gioco di oggi. Per me Moscardelli può fare tranquillamente il centravanti, non l'ha mai fatto in vita sua. Ma secondo me nel tridente possono fare la punta centrale. Secondo però, me, però ecco, io non sono tutte opinioni giuste quelle che stiamo esprimendo, chiaro. Senz'altro. Noi dobbiamo ripetere la partita fatta a Salerno, cioè il primo tempo, io le considerazioni che ho fatte non si riferivano dal primo minuto della partita. Fare la partita di Salerno, uguale, identica, primo tempo studiare l'avversario, cercare di limitare eventuali danni, cercare di non prendere gol e poi nel secondo tempo esprimere al massimo tutta la nostra forza, se ne abbiamo, la nostra potenza, dimostrare e far capire al Benevento e alle altre squadre che noi dobbiamo vincere il campionato e solo così possiamo risolvere la situazione. Allora, da quello che abbiamo inteso, siamo d'accordo tutti sulla conferma del quartetto difensivo. Sì. A centrocampo credo che dubbi ce ne siano pochi, vero avvocato? Ci sarà Papini. Guarda, ovviamente. Io credo invece che a centrocampo qualche dubbio ci sia, perché io devo dirvi la verità, io non vedo male Gomez. Non ha avuto un grande impatto. E lei pensa che giocherebbe al posto di Papini? Guarda, posso, io credo che Papini può giocare tranquillamente anche come intermedio, perché adesso si dice così, sì, come intermedio al posto di Lepore. A posto di Lepore. Sì. Quindi l'avvocato Valletta lancia un'altra ipotesi, e cioè un centrocampo composto da Papini a destra, da Gomez centrale e Sacilotto a sinistra. Anche questa è un'ipotesi. Per quanto riguarda l'attacco, possibile. Secondo me il Miccoli di non oggi, questo Miccoli, con le tacche A, con l'esperienza che ha maturato, con qualche problemuccio pure, dovrebbe giocare come punta avanzata, l'estremo, l'attaccante più avanzato del Lecce. Da prima punta. Se così sarà, poi no, non è semplice prevedere chi gli giocherà accanto. Certo. Beh, dopo vi chiederò, secondo voi, quali saranno le dinamiche tattiche di questa partita, perché avete sentito, a Benevento si gioca la giornata giallorossa e quindi c'è un'attesa con lo stadio esaurito. C'è un'attesa straordinaria per questa partita, ci fa piacere che il Lecce sia la big, no, del torneo, dove si fanno gli incassi quando gioca fuori casa, dove si fanno i grandi incassi. Ci fermiamo per un attimo riguardo al Lecce, ma riprendiamo subito, perché ci sono anche poi i precedenti di Benevento-Lecce che sarà interessantissimo sentire dalla voce di Vittorio Renna. È arrivato quel personaggio che vi avevo annunciato e io lo farei entrare con un... direi con un applauso, non un'ovazione, perché insomma è più che altro un personaggio per i bambini, però bambini all'ascolto, state attenti, perché incredibilmente abbiamo qui negli studi di Canale 8 a Tribuna Sport, lo show dello sport, lo show anche per i bambini, il Gabibbo del Sud. Ciao bei signori, ciao! Oh, sono arrivato qui e mi raccomando a Lecce! Ciao, vi amo, dai! Ciao Bruno Conte, sei grande, dammi la mano, dai! Mamma Bruno mia, Gabibbo! Ciao Pelù! Buonasera, Gabibbo! Ma non è che mi mangi la mano, perché io sto mettendo il microfono per... Non te la mangio mica, dai! Non te la mangio mica, io sono bravo, sono il Gabibbo, eh! Ho capito, Gabibbo, scusi, ma lei... Com'è che da Milano, da Genova, lei genovese è a Lecce, si trova a Lecce in questo momento, non riesco a... Ma secondo te lì sta piovendo, dai! Me ne sono venuto qui che c'è bel sole! È splendido il sole della Puglia! Hai capito. E poi io sono leccese nel cuore, dai! Leccese nel cuore? Sì, perché sono rosso, ma non era di... sono rosso! È rosso, quindi le manca il giallo! Eh sì, mi manca un giallo, dai! Datemi una fascia gialla che faccio giallo rosso! Mo ti portiamo... Anche io del Lecce! Ma non era tifoso della Sampdoria, Gabibbo? No, lì c'è il capo bagnato, ma troppo bagnato! Io c'ho il Lecce nel mio sangue da bambino! È l'alluvione che sta determinando queste migrazioni, questi nuovi... Sì, sono migrato anche io, Bruno, dai! Me ne voglio venire qui a Lecce per tifare il Lecce grande! Questi movimenti migratori derivano purtroppo dal...
dall'alluvione. Eh sì, sì. Le case stanno muovendo, tutti stanno muovendo, e anche io me ne sono venuto. Sì, quindi lei ha trovato il sole, giustamente. Sì, si sta, ecco, quando è arrivato a Lecce, la prima cosa che ha visto cosa è stato, il Lecce o il sole? Ho visto lo stadio, mi piace lo stadio, dai. Quest'anno ci voglio essere anche io come la mascotte. Mamma mia, guarda. Mi raccomando, Lecce, dai, ce lo dobbiamo fare quest'anno. Sara, è veramente diventato tifoso incredibile. Dalla sì, Santa... sì, tieni, dai, Sara, mettiti la sciarpa del... Dammi qualcosa così, sciarpa. Però, Signori, un momento storico, il Gabibbo che abbiura la Sampdoria e diventa tifoso del Lecce. Facciamo sì, un applauso clamoroso. Storico. Vieni, Gabibbo, vieni. Oh sì, dai, forza Lecce, mi raccomando. Senti, io volevo chiederti, il Lecce, come tu sai, Gabibbo, non so se lo sai, perché insomma, ieri eri sampdoriano, oggi, il Lecce ha perso due finali all'ultima partita proprio, magari tu porti fortuna. Sì, quest'anno porto fortuna, anche da questa domenica porterò una grande fortuna, forza Lecce, sì. 2-1 per il Lecce, forza, sì. Mi raccomando, Senti. Dai! Ha perso due finali, speriamo che non ci sia il proverbio, insomma, il due, se non c'è due senza... No, leviamo davanti questo proverbio, dai, non vale per il Lecce, appunto. Forza Lecce, dai, quest'anno dobbiamo essere al primo posto, mi raccomando! Sì. Adesso Gabibbo ti faccio fare una domanda anche da Ludovico Malorgio, e però io ti... ecco, Ludovico, hai una domanda per il Gabibbo, avvocato, avete una domanda per lui? Si è innamorato del Salento proprio? Eh sì, forza Lecce, dai, avvocato! Se dobbiamo tifare tutti insieme! Bianco, magari. Eh sì, io voglio alloggiare qua da voi, che mi piace! L'avvocato è stato veramente ghiacciante, eh? Avete sentito la battuta che ha detto? La battuta che ha detto? Non te la riferisco, Gabibbo? Dimmela, dai! Vabbè, l'avvocato ha detto, se ti togli il bianco stai meglio. Oh, dai! Insomma, no, era così, giusto per scherzare. Mi piace molto, dai! Sara, proprio, vieni un attimo qui, Sara, vieni. Allora, guarda, Gabibbo, questa è la nostra danzatrice. Oh, è bellissima, sì. Bellissima, Sara, bellissima, sei bellissima. Io volevo chiederti una cosa, siccome tu per tanti anni sei stato davanti alle veline, no? Io ti faccio tre nomi e mi dici qual è la velina di cui tu sei segretamente innamorato. Sì. La Canalis, la Corvaglia oppure la Satta? Melissa Satta, le più belle veline è la Corvaglia della Puglia, però questa è sera è proprio Salentino, però questa sera il Salentino ormai al 100%. Eh sì, questa sera c'è lei. Oh, guarda che bella questa ragazza, movimento, dai, è proprio diventato, ha avuto una folgorazione, vedi un po' che il cambiamento. Io vorrei allora, Gabibbo, ti faccio una sorpresa. Qui in studio abbiamo un fotografo professionista che invito qui. Sì, l'ho visto, sì. Che invito qui, eccolo, Deni Rizzello, fotografo oggi negli studi di Tribuna Sport. Deni Rizzello, fotografo professionista. Ciao Rizzello, sei grande. E docente di comunicazione nelle scuole superiori, eccolo qui. Deni, buonasera a te, benvenuto. Grazie per l'invito e buonasera a tutti i telespettatori. Benvenuto. Tu sei un grande appassionato di calcio. Tieni sì, pure il microfono. Sono, devo dire, mi per il Lecce, sono tifoso della Juventus. Però il Lecce merita la Serie A perché rappresenta il Salento. Certo, certo. Tu sei storicamente un grande tifoso della Juventus. Sì, infatti vado spesso a Torino a vedere le partite della Juve nello Stadio Nuovo. Sono stato anche a Belle Alpi. Anche perché sei un po' torinese. Sì, no? Ecco, sei infatti un po' torinese. Ho lavorato lì per quasi 6 anni. Ecco. L'attività sempre in Quindi Vicenza. Sei un po' torinese, questo sì. Spiega anche questo grande amore per la Juventus. Però ti sei anche innamorato del Lecce. Sì, perché il Lecce, come ripeto, rappresenta il Salento e merita la Serie A. Certo, hai visto qui sì. Il Gabibbo si è proprio convertito. Sì, dai, sono leccese, non me la sangue, giuro, non me lo sarei mai aspettato. Poi ha fatto una dichiarazione d'amore anche a Sara. Che... Allora, Deni, tu sei un fotografo di moda tra i più gettonati, no? Concorsi. Sì. Diciamo anche grandi eventi. Anche grandi eventi. Ho fatto anche eventi sportivi come la finale di Europa League lo scorso 14 maggio tra Benfica e Siviglia. Qual è il segreto di una fotografia perfetta? Bisogna calcolare i millimetri oppure bisogna avere un occhio alle... Bisogna catturare la scena, il momento scena. Giusto. Guardarla bene! Oh, guardarla. Sicuramente è bella, dai! Ho visto che facevi delle foto a Sara mentre ballava. Sì. Di lei cosa coglievi? La grazia, l'armonia dei movimenti, la bellezza? Cosa la bellezza colpì? Soprattutto. La bellezza, Sara e Santina, possiamo dirlo, di Parabita, Sara, di Parabita. Parabita saranno contenti di sentirlo. Bene, so che tra l'altro tu hai seguito in maniera particolare
la Miss Mondo sì, Italia infatti, che è Salentina. Sì, Silvia Cataldi è proprio di San Nicola. Di San Nicola? Sì, e rappresenta proprio il Salento, infatti sulla fascia che indossa c'è proprio il brand Salento da Mare. Certo, quindi... E proprio oggi comincia la 64esima edizione di Miss World in programma a Londra, che culminerà la finale del 14 dicembre. Silvia Cataldi oggi è a Londra sì, e proprio, proprio oggi, il 20 di novembre, inizia la finale mondiale di Miss Mondo, che durerà un mese. Sì, si fino concluderà... al 14 dicembre c'è la finale presso l'Excel London. Pensate un po', un mese di finale mondiale, sì. 130 ragazze di 130 nazioni e l'Italia è rappresentata da una salentina. Una salentina, Silvia Cataldi. Sara, tu la conosci Silvia Cataldi? La conosco solo di vista. Solo di vista, ecco, Deni, tu l'hai fotografata sì. tante volte, no? Qual è il segreto di Silvia che si è imposta a livello nazionale, secondo te? Ma secondo me la semplicità oltre la bellezza. Sì, è vero, colpisce per la sua semplicità, sì. È verissimo. Stai per realizzare anche tu un sogno, perché andrai a Londra sì. per la finale. Sì, il 14 dicembre andrò anch'io, per me sarà il mio primo evento mondiale. Benissimo, allora noi salutiamo Deni Rizzello che continuerà a fare qualche foto qui in studio e il Gabibbo, che dobbiamo fare? Vigo, dammi un consiglio, come lo devo congedare? Ho ecco. conosciuto la cucina leccese, a parte il Lecce, non lo so sì. L'ho conosciuta, è buona e bella, la tengo nel mio sangue, mi piacciono le frise, ho provato le frise quest'estate, dai, è buone, sono buone con l'olio, Gabibbo, devo confessare una cosa ai presenti. Quando sei arrivato poco fa ho visto che mettevi da parte una valigetta con dentro il pesto. Sì. E ti hanno dato una busta di frise. Eh sì, me la il nostro frise. Il nostro regista ti ha dato una busta di frise. Di frise, me la sono mangiate, sono buone, dai. Ha avuto una illuminazione sulla via di Lecce, non su quella di Damasco, sulla via di Lecce. Vittorio, vogliamo congedarlo? Ernesto. Sarebbe bello se potesse venire a una partita del Lecce. Ma sì. Vedo che troverebbe difficoltà ad entrare dai tornelli. Sì. Voglio entrarci nel campo, dargli una bella squadra d'una tutti i giocatori, dai, dobbiamo vincere domenica, sennò è veramente andiamo troppo dietro. Vuol dire che ha fatto il pronostico, dovesse avverarsi così come lo ha detto, ci faremo tutti quanti parte interessata per questo dietro. Allora, a questo punto io direi di svelare l'arcano e di togliere il cappuccio, la maschera, e far apparire il protagonista di questa splendida performance. Ciao, Vito, sera, Vito Legari, un applauso a Vito Legari. Vito Legari, non diciamo da dove vieni, altrimenti tutto quello che hai detto prima si perde. Si rompono, vengono da me a casa mia, mi rompono, dai! Parla in un modo pazzesco, è uguale. Sì, e sono io, dai, svelalo, dai! Complimenti, complimenti. Senti Vito, tu sei salentino? Sì, sono salentino, lavoro con gente perfetta, ho donato grida tanto, delle barzellette, faccio parte di un gruppo del Chapeau. Ho Loreto, Bruno e un altro amico mio, Luigi. Lavoriamo insieme. Sì. Abbiamo una quaterna spettacolare. Vito, dove sta l'amplificatore? Perché ecco, ce l'ho qui dentro. C'hai un'amplificazione naturale che proprio... Non mi serve il microfono. Una cosa terrificante. Una voce così alta, complimenti. Grazie Bruno, anche a te. Mi devo allontanare perché altrimenti qualche problema all'udito. Vorrevo chiederti invece cosa state organizzando di bello. So che sei a capo di una compagnia teatrale, sì. State organizzando una cosa molto bella, vogliamo dire? Sì, io sto entrando nella... con la voce. Vuoi che parlo con la voce? No, e perché? Sì, con la voce. Allora, stiamo organizzando delle manifestazioni nella scuola di divertimento per bambini con Donato, barzellette, gabaret, musica, anche spettacoli di magia e anche delle mascotte altre che io ho create con le mie mani, con mia moglie normalmente che sa anche cucire. E niente, ci stiamo preparando per fare questa tournée a tutta la Puglia, ecco, per far divertire i bambini, per raccogliere qualcosa e dare magari a chi divertentismo per i bambini. Sì, e anche negli ospedali possibilmente. Anche negli ospedali. Sì, vorrei entrare per fare un sorriso a chi non può negli ospedali pediatrici, stare vicino a noi.
seguirci. Quello è bellissimo, sì, questo... fallo Vito, fallo veramente. Sì, io, Donato, Loreto, la tua compagnia, una parte della tua compagnia è qui, dietro le telecamere, ci stanno vedendo. È vero, li salutiamo. Mi seguono sempre dove io vado, perché il Gabibbo è veramente grande. Ultima battuta, dove hai scoperto di avere questa possibilità di trasformare la voce in questo modo incredibile? Ma come fai? L'ho scoperta veramente quando io lavoravo, ora sono in cassa integrazione, anzi non prendo più niente perché l'ho finita la cassa integrazione, sto proprio un disoccupato e sto creando qualcosa di mio personale per vedere, almeno perché tengo 3 bambini, una moglie a carico pure, per andare avanti. E quando stavo nel caso di Lucia Delchi, ho lavorato 20 anni e facevo la voce del mio diciamo padrone, no? Del mio imprenditore. E piano piano imitavo, sì, mi tirava dei calci, però per me mi stavano bene perché io scherzavo, lui sapeva che io scherzavo, anzi mi chiamava a fare la voce, fammi la mia voce, certo, che so fare anche la voce. E poi piano 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 ho detto, perché non provare a fare anche il Gabibbo? Ma non è facile imitare il Gabibbo, bisogna... In 3 anni ho avuto della gola sempre arrossata, ci credo, faceva male, usciva un po' di sangue, però a me mi si arrossa a sentirti, pensa un importa, po'. Io sto arrivando ad essere un leader qui nella Puglia, nel Salento, che vorrei andare sempre avanti con l'aiuto vostro, battendo le mani e farmi sempre vantare, insomma siete voi, il mio coraggio è vostro. Certo, e noi lo abbiamo fatto con grande piacere perché sei molto bravo, veramente, veramente bravo. Non è facile stare sotto questa maschera perché hai visto come sto sudando. Certamente. Immagino, certamente. Lo tengo per 2-3 ore e non è bello. Va bene, allora salutiamo il Gabibbo del Sud, possiamo definirlo così, con un applauso Vito Legari e Deni Rizzello, grazie. Fotografo. Grazie a tutti, spettatori, grazie a tutti. Ecco, grazie a te. Quello che posso dire è grazie. Ciao. Grazie a te. Ciao. Vito Legari. Grazie. Allora, salutiamo anche Deni. Allora, ritorniamo qui, adesso la regia appena è possibile ci collegherà con il personaggio del calcio, ex personaggio del calcio, ex calciatore leccese e personaggio comunque del calcio. Ma prima c'è la pubblicità. Sara, la vuoi annunciare tu stavolta? Vieni, io sono stato fin troppo in piedi. L'annuncia Sara la pubblicità. Prego, la telecamera è quella. Pubblicità. A tra poco.